Io dico sempre che noi abbiamo seminato un chicco di riso e da lì sono nati i Costardi Bros, che siamo io e Manuel. Sono Cristian Costardi, chef e proprietario del ristorante Cristian Emanuele di Vercelli. Il nostro ristorante nasce all'interno dell'hotel di famiglia, costruito dai nostri nonni nel 1967. Il riso per noi è stata una chiave importante per entrare nel famosissimo mondo, nella macchina della critica gastronomica. Quindi l'abbiamo declinato in 25 modi diversi, tutti fatti al momento, tutti fatti per una persona. Sfruttiamo il nostro territorio al massimo, perché riteniamo che sia importantissimo non dimenticarsi mai quello che abbiamo al di fuori della nostra finestra, quindi per noi è fondamentale ricordarci degli specchi d'acqua che vediamo durante la primavera e dei vari colori che la risaia cambia fino al momento del raccolto. Nasce tutto dal formaggio questa ricetta, nasce dalla voglia di utilizzare un taglio di grana padano diverso, tant'è che il risotto si chiama taglio sartoriale, proprio perché il grana che usiamo è una stagionatura 27 mesi di un latte di maggio, di settembre, quindi i mesi in cui fa meno caldo e quindi la bestia si stanca meno nel mangiare, quindi il latte sarà più dolce, quindi partiamo da quello. Il riso è un risotto semplicissimo, è un risotto base, tostatura a secco, incominciamo a bagnare con un brodo vegetale classico, si dà una carota e cipolla. A parte abbiamo già fatto la nostra crema di grana padano, quindi abbiamo preso il nostro grana padano, l'abbiamo spezzettato, lo mettiamo con un po' di crema di latte a 50 gradi a sciogliere lentamente per ottenere una crema vellutata, quasi setosa. Non oltre i 50-55 gradi, proprio perché al di sopra di quella temperatura incomincia a stracciare, quindi incomincerebbe a separarsi la parte grassa dalla parte liquida e diventerebbe una stracciatella, quindi mantenendola a una temperatura corretta si riesce a ottenere una crema setosa che poi andrà a completare il nostro piatto. Una riduzione di birra, quindi una birra ridotta dove andiamo ad estrarre quello che della birra normalmente non sentiamo, quindi i gusti, i sentori di miele, i sentori di mandorla, di malto tostato. Portiamo a cottura il nostro riso, lo togliamo dal fuoco, mantechiamo con burro e formaggio. E poi lo andiamo a servire in un modo diverso dal solito, quindi il nostro contenitore non sarà un piatto, ma sarà una lattina che nasce dalla Pop Art, una lattina che nasce in omaggio a Andy Warhol. Abbiamo deciso di usare il caffè, la polvere di caffè, una polvere di caffè 100% arabica. Il caffè è quasi fondamentale in quel piatto perché crea l'equilibrio che non avrebbe, no? Perché noi siamo abituati al gusto del caffè che beviamo, ma non al sapore del caffè, quindi al gusto della polvere, alla sensazione di quello che la polvere di caffè ci può dare in bocca. Quando pensi a un risotto all'interno di una lattina devi lavorare sul gusto verticale, non sul gusto orizzontale. Quindi i gusti sono messi sul fondo della lattina, c'è la riduzione di birra e la polvere di caffè, viene aggiunto il riso. Sopra viene messa la crema di grana, polvere di caffè e riduzione di birra. Quindi quando lo mangi rigorosamente con il cucchiaio, perché secondo me l'attrezzo migliore per mangiare il risotto è il cucchiaio, quindi è proprio bello il fatto di andare in verticalità, andare sul fondo e pescare e avere tutte le volte un sapore diverso. I consigli per fare un risotto sono innanzitutto il brodo sempre bollente. Io un altro consiglio che mi sento sempre di dare è quello: imparate a togliere il soffritto, nel senso non vi serve più a niente, quindi potete tranquillamente tostare il vostro riso a secco, l'importante è che lo tostiate bene. Il segreto più grande è: utilizzate il risotto quando volete vivere veramente un'esperienza con persone uniche che vi circondano in quel momento.